Danilo Tettoris, che al Malta Poker Dream. È un vero dream, come dicono tutti, grande successo, grande, bellissimo torneo? È un bel torneo per quanto riguarda il numero di partecipanti. Ricordiamo che il buy-in era di 1.100 euro. C'è stato veramente un sacco di gente. Un sacco di gente che è venuta dalla Sicilia, un sacco di gente che è venuta dalla Calabria, un sacco di gente che è venuta dal sud Italia. Fammi fare un po' il campanilista, questa cosa mi fa abbastanza piacere. Per quanto riguarda il field, il day 1, ci sono viste cose strane ai tavoli e quindi ha premiato un gioco abbastanza chiuso. Siamo arrivati al day 2, io personalmente con poche chips, ero leggermente sotto average, ma c'era gente che aveva 100.000, 120.000, 250.000, 300.000. Adesso l'average è 100.000, adesso a fine day 2. E adesso l'average è 100.000, giusti. Quindi comunque un torneo strano da questo punto di vista. Ho avuto la fortuna, assieme a Salvatore Bonavena, di avere un tavolo dei due con pari chip, quindi ce la siamo giocata tutti, più o meno molto chiusa. Salvatore è stato sfortunatissimo, che ha perso un coin flip dopo, penso, 8 mesi che non gli vedevo perdere un coin, e l'ha perso nella maniera più brutta, cioè che non era un coin flip, asso lui contro K-Jack. Per quello che riguarda invece il mio torneo, al day 2, molto chiuso, ho giocato quando entravo aggressivo, ma ho fatto veramente poche mani e solo con mani di un certo calibro. Hanno rispettato tantissimo le mie giocate, quando mi sono venuti a vedere ero evidentemente sempre sopra. Ho giocato due piatti allo showdown in all-in preflop. Fortunatamente partivo da meglio e sono rimasto superiore, e da 11.000 che mi ero accorciato un'ora e mezzo fa ai livelli 1.500-3.000, adesso chiudo intorno ai 50.000, quindi per il mio gioco è una situazione abbastanza tranquilla, sì. Quindi insomma sei un grande torneista dopo la grande prova a Sanremo, che non possiamo non citarla, no? Quando parliamo di te. Però in questo anno com'è andata e qual è l'obiettivo per il prossimo PT di Sanremo, che chiude un anno di poker, no? Per Danilo Tettoris? Allora, tracciamo un consuntivo. Premessa, io penso di essere un giocatore atipico, nel senso che non gioco molti tornei in un mese. Ho il mio lavoro, vivo del mio lavoro, pertanto ancora non mi sento di delegare eccessivamente. Pertanto avrò giocato 7 tornei, non di più, inclusi le World Series, inclusi il Main Event a Las Vegas. Credo di essere andato in the money o 3 o 4 volte. E le volte che non sono andato è perché mi hanno fatto delle cose. Una barbarata. Delle barbarate abnormi. Se mi permetti, visto che ci siamo, vorrei citare le ultime 4 mani all'EPT di Varsavia. Le ultime 4 consecutive, parto da UTG con KK, trovo in middle position asso jack, asso flop e mollo senza neanche pensare che non potesse avere l'asso. Mano dopo asso dama e trovo dama. La mano dopo dama, trovo asso dama e asso al flop, e quella ancora successiva rimango con 22.000, cioè 4 mani pesantissime che mi salvano comunque. L'ultima c'ho asso K, Eastgate fa un race per 3 standard, pusho io, vado a 12.000, livelli 500, 1000, in 300 12.000, sono praticamente committato. Lui con asso dama non ci penso 2 volte e manda i resti, io con asso K non ci penso 2 volte e faccio instant, dama river. I campioni del mondo. È un bravissimo giocatore Peter, però ripeto, ci sono delle bad beat ogni tanto che non dovrebbero accadere. Quindi da questo punto di vista, veramente, tutte le volte che sono uscito, fortunatamente esco sempre da meglio. Però alla lunga dicono che questo atteggiamento dovrebbe pagare. Vediamo se domani continua a reggere come è andata in questi 2 giorni. Ottimi risultati, quindi a Sanremo ci sarai? Ovviamente sì. Se Dio me lo permetterà... Sicuramente sì, se ci sono ancora sicuramente sì, vabbè non possono esserci.
Spero che ci siano ancora 1200 persone, così, anche se so che il cap è a 600, però anche l'anno scorso era a 600, quindi non sappiamo com'è. Sono... C'è il rischio che quest'anno si faccia veramente un altro record pazzesco? Penso di sì, perché gli stranieri verranno tutti, perché sanno che la tappa di Sanremo è importante in termini di numero di presenze, quindi si creerà un montepremi secondo me molto più alto anche rispetto allo scorso anno. Non so dove ci andremo a sedere, se i Pagano, che credo che curino l'organizzazione, avranno la possibilità di permettere a più di 1200 persone di giocare. Io spero sicuramente di sì. Ricordiamo che l'EPT di Sanremo viene una settimana prima del Grand Final di Monte Carlo, quindi tutti gli americani, tutti i grossi giocatori professionisti che sanno che andranno a giocarsi Monte Carlo fanno le prove generali a Sanremo. E chiamiamo le prove generali. Grande saluto Danilo, grazie. Grazie a te, Cesare, e un saluto a tutti quanti.